Questi sulle Adios 2 addirittura, forse li avevi tutti sull'avampiede, adesso li ha portati qua dietro dove non, praticamente dove non ti serve il grip, a meno che devi fare il salto in alto, ma non so scarpe da salto in alto. L'ennesimo proverbio cinese potrebbe, in effetti, ed utilizzo il condizionale, aiutarci a capire i trend e l'evoluzione delle scarpe da running. Per costruire nuovi modelli ci vogliono almeno 18 mesi, quindi capisco che non sia così semplice adeguarsi ai cambiamenti dei gusti dei consumatori. Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri dei mulini. Di certo Adidas, e questa è l'azienda di cui parliamo oggi, ha fatto in effetti entrambe le cose. Prima ha lanciato le Adi Zero Sub 2, fiasco totale direbbe il nostro amico di YouTube, e poi queste Adi Zero Pro che diplomaticamente vi racconteremo nei prossimi minuti. Tra l'altro, se foste interessati al test delle Adi Zero Sub 2, ce le abbiamo anche quelle, Andrea non era molto convinto, comunque oggi vi parleremo delle Adi Zero Pro. E poi finalmente le Adios Pro che il vostro recensore probabilmente vi racconterà a fine gennaio. Cosa dire della Adi Zero Pro? Partiamo ovviamente dalle spec, 236 grammi di peso, pensavo sicuramente molto di meno, differenziale 10, sembra dai siti che siano 32 mm nel tallone e 22 mm nell'avampiede, secondo me i numeri sono un po' più bassi, ma comunque proprio per questo non possono essere usate nelle gare in pista e secondo noi non si possono nemmeno usare nelle lunghe distanze troppo poco ammortizzate per la maggior parte di noi. La tomaia in Sailor Mesh ultra leggera, ben bloccata, il piede un po' più morbido del solito per una semplice ragione, perché la scarpa ha nell'intersuola una piastra in carbonio chiamata Carbitex con la quale, secondo i documenti marketing, ci sarebbe una sensazione di propulsione senza sforzo. Per inciso, se ci fosse stato un tallone più duro, good luck per i vostri tendini, e sempre per inciso serve forza per spingere queste scarpe che in effetti non vanno davvero da sole. L'intersuola ha il solito boost ma soltanto nel tallone e il light strike che si estende invece su tutta la superficie. Il boost è presente anche nella parte centrale della suola che invece ha della gomma Continental sia nell'avampiede sia nel tallone. Gomma però molto diversa da quella tra virgolette solita, sembra meno aggressiva, con un grip inferiore al solito, provare per credere alla mitica pista di Garbagnate. Nella parte posteriore avrete un DSP che consente maggiore stabilità per chi atterra di tallone, scelta quantomeno discutibile. Ma non abbiamo avuto modo di sentire i designer e di conseguenza ci dobbiamo affidare a chi più esperto di noi. Per la nostra esperienza probabilmente il DSP sarebbe stato più utile nell'avampiede. Lacci piatti e linguetta confermano in effetti la vocazione da gara di questa scarpa, abbiamo apprezzato ulteriori fori sul lato destro che secondo i designer, ma il marketing non ne parla, servirebbe per avere una lacciatura un po' più rilassata. Al tatto la scarpa è molto dura, correndo, beh, lascio la parola ad Andrea, ognuno ha il suo ruolo, e per tornare al discorso del proverbio, Adidas ha adottato tutti e due i comportamenti del proverbio cinese, prima ha costruito dei muri lanciando queste Adi Zero Pro, poi ha realizzato dei mulini con le Adios Pro. Da recensore, se dovessi darvi un consiglio, visto che Adidas non lo fa sui suoi siti, il mio consiglio è non comprate queste Adi Zero Pro a meno che, lo lascio dire al prodepodista, che velocemente le ha testate in pista. Non vedo l'ora, e lo dico sinceramente, di testare invece le Adios Pro. Vi faremo sapere appena possibile, appena le troviamo. Nel frattempo, prima di andare a Garbagnate, sarebbe fantastica l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e attivate, se potete, le notifiche. Ed ora, pista, velocità e l'opinione di Andrea. Andrea, abbiamo appena recensito qualche giorno fa le Adidas Boston 9, oggi proviamo a recensire le scarpe, o comunque fare una pre-recensione delle scarpe con la fibra di carbonio, ma quelle sbagliate. Cosa ne pensi di queste Adi Zero Pro? Guarda, ne parlavo con te, non capisco Adidas che mosse di mercato, come si stia muovendo sul mercato, praticamente fatto tutte scarpe uguali, poco pubblicizzate, poca
poca differenza una con l'altra, che questa mi sembra una Dios che poi mi dici la fibra di carbonio dentro, io ti direi che la vorrei aprire per vederla, perché io al piede non la sento, sinceramente. Al contrario di una Vaporfly, che appena la metti su senti subito la fibra di carbonio, senti che c'è qualcosa di strano, senti proprio le molle sotto i piedi. Questa alla fine è scarpa secca come la Dios e boh, non lo so. Ti direi non confortevole come una Vaporfly o come una Carbon X. Forse sembra di più una Meta Racer, per dire, una scarpa con la fibra di carbonio, ma non riesco a capire quanto vantaggio mi possa dare, o meglio, non sento una corsa diversa con questa. Beh, se arriveremo alle solite, non ti dico quante, visualizzazioni, faremo la recensione completa. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Queste qua sono scarpe da gara, sono scarpe per persone che pesano poco, sono scarpe da corsa di avampiede in spinta, quindi direi per chi le sa sfruttare, quindi chi corre di avampiede, magari uno che usava un ex Pistard, sicuramente con una scarpa del genere si troverà bene, una scarpa bella dura e una scarpa da correrci forte. Secondo te sono adatte al solito amico di Instagram che ci ha chiesto di fare la recensione? Dipende chi era l'amico di Instagram, dipende... Qua hai detto proprio una bugia. Nessun amico di Instagram ti avrà detto di recensire questa di Zero Pro. No, comunque è una scarpa... Direi che l'amatore medio, secondo me, troverà sicuramente delle scarpe più performanti rispetto a questa. Tra l'altro non si possono neanche usare in pista con World Athletics. Al dire vero, in pista con World Athletic c'è quel grosso problema che pochissime scarpe si possono usare. Davvero, una era la Meta Racer e pochissimo altro, perché anche le Boston non si possono usare. Infatti non so, un amatore come farà? Per forza quelle che chiedate, praticamente con le Meta Racer. A livello di calzabilità cosa dici? Ma una scarpa abbastanza stretta, nella propria misura secondo me è proprio giusta, ma in quanto scarpa da gara vecchio stampo non la prenderei comunque di una misura più piccola, perché comunque in gara con queste scarpe qua racing ci vai con le scarpe strette, diciamo. E a livello racing cosa dici? Per in casa Adidas cosa suggerisci? Al posto di questa, no, sicuramente che non abbiamo ancora provato, c'è la Dios Pro, che vabbè, batte tutte. Se no, beh, se hai i soldi prenditi pure questa al posto di una Dios o di una Boston. Beh, io anche se vado in fallimento cerco di comunque di fare delle recensioni e poi condivido con te. No, ma che c'entra te? Dicevo una persona che si doveva comprare una scarpa per correre, cioè se non mi prendo una Dios Pro perché non la trovo, perché non c'è, forse sì, putterei su questa, ma comunque una Dios normale o una Boston, secondo me fanno il loro, o un SL20 fanno il loro sporco lavoro uguale. Eventualmente, ma non abbiamo avuto grandi visualizzazioni, potremmo fare un confronto. Sarà difficile fare un confronto tra queste tre scarpe, perché diventa davvero difficile, perché sono davvero molto simili una con l'altra. Invece a livello, ultima domanda, di battistrada, è cambiato rispetto agli altri? Sì, infatti non ho capito anche qua la scelta, questi tassellini qua li hanno... DSP si chiama in... Come? DSP. DSP, provider. Questi sulle Adios 2 addirittura, forse li avevi tutti sull'avampiede, adesso li ho portati qua dietro dove non ti serve il grip, a meno che devi fare il salto in alto, ma non so, scarpe da salto in alto. E invece in avampiede ha messo una suola Continental un po' strana, che sembra meno marcata di quelle della Boston o dell'altra Dios. Invece il mio ultima domanda davvero, il mio asciugamano della Maratona di Reggio Emilia è comodo oppure no? Ma sicuramente fa effetto soletta sulla sedia in plastica. Il problema è che Max mi obbligava a sedermi, ma era tutto boncio e tutto bagnato, quindi cavoli suoi, il suo asciughino bianco diventerà marroncino, ma vabbè, meglio che i miei pantaloni.
Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, speriamo di poter avere un bellissimo 2021, grazie ancora. Speriamo e speriamo di avere un bel 2021 con 40 gradi a gennaio, perché io ho freddissimo. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.